Sì, un'annata particolare per tutto, per le tante partite, per questa pandemia, quindi abbiamo a disposizione una rosa importante. Oggi eravamo assenti dei giocatori, però chi li ha rimpazzati l'ha fatto al meglio senza farli rimpiangere, quindi ogni squadra ha giocato fino a questo periodo con queste defezioni, quindi è giusto che si gioca tutti ugualmente. Sì, avevamo preparato questo tipo di partita tenendo Federico Chiesa alto a destra per dargli anche delle responsabilità difensive e non lasciargli tanta libertà di spingere, quindi questo era il motivo della scelta di Federico a destra. Ma no, non ci sono favorite, come abbiamo visto in tutto questo percorso ci sono tante partite, tante squadre che possono lottare per lo scudetto, adesso il Milan è davanti quindi è ancora la squadra da battere. Ma non cambia niente, come ho detto la settimana scorsa, noi dobbiamo guardare a noi stessi, a giocare partita dopo partita e poi ad aprile vedremo a che punto saremo. No, non stavo sostituendo Chiesa Dybala, stavo sostituendo altri, poi Federico ha avuto un problemino durante il secondo gol, però noi non eravamo venuti qua per togliere l'imbattibilità ma per giocarci la partita, per cercare di vincere questa gara per noi stessi, per continuare il nostro cammino. C'erano e si possono vivere questi momenti, in un'annata possono capitare, ma credo che la prestazione della squadra sia stata all'altezza di un avversario molto forte. Purtroppo abbiamo subito il secondo gol quando invece sembrava che noi potessimo essere più pericolosi di loro e quello ha cambiato un po' la partita. Dobbiamo dimostrare che siamo una squadra forte, che quindi ci sta di perdere una partita. E quindi bene giocare subito, anche se è chiaro che giocare così tanto spesso porta via energia, ma così vale per i nostri avversari, quindi ci faremo trovare pronti. Sì, è inevitabile che ci siano dei rimpianti, perché ripeto, la partita l'abbiamo fatta e volevamo un risultato positivo e non esserci riusciti ci farà valutare bene la prestazione sia in termini positivi e soprattutto in quelli negativi, che dove ci sono state situazioni dove potevamo fare meglio. Non deve avere nessuna ripercussione, dobbiamo rialzare la testa immediatamente. Abbiamo giocato una partita a testa alta contro un avversario molto forte, con il nostro modo di stare in campo l'abbiamo interpretata bene, dobbiamo pensare alla prossima partita senza nessun problema e pensare e subito dimostrare che si può cadere una volta ma che poi si può reagire subito bene. Ma credo che abbia fatto una buona partita, ha dovuto lavorare tanto per la squadra, è stato incisivo, chiaramente il livello degli avversari era molto alto, ma credo che lui abbia fatto una buona gara. Ma non mi sembra un ragazzo che si faccia condizionare più di tanto, credo che abbia lavorato bene, sia stato abbastanza pericoloso e dentro la nostra fase offensiva, credo che abbia fatto una buona partita dimostrando le sue qualità.